Ho dovuto togliere la musica perché ogni canzone di questo gioco, ogni o quasi tutte, insomma, sono protette da copyright e quindi io, per rischiare meno, ho dovuto togliere la musica, ragazzi. A me è capitato che un video in passato me l'hanno oscurato perché c'era una canzone protetta da copyright. Quindi ho detto, vabbè, basta. Ho tagliato il pezzo e via, ma in questo caso non potrei tagliare il pezzo perché sarebbe come tagliare quasi tutto il video. Le musiche sono presenti nella maggior parte del videogioco. Mamma mia, sono terribili questi. Sono tutti cristoni, sono tutti grossi, fanno un sacco male. Via, via. Mori, mori. Sapete che faccio? Guardate. Boom. Ah, non l'ho preso bene, mannaggia. Basta, basta, morite tutti. Dai, che in uno di quei barili ci può essere una birra. Spacca, spacca, spacca. Sì. Bene, prendi, bevi. Meno male. Ne arrivano altri, Terence. No! Mamma mia. Ehi, ehi. Ah! Comunque, potremmo fare un bel Bud Spencer e Terence Hill ASMR. Si sente solo il suono del mare e dei cazzotti. È bellissimo, è rilassante. Io sono una di quelle persone che se li segue i video ASMR, ragazzi. Però ce ne sono solo tipo due di persone che fanno video ASMR che trovo realmente rilassanti. In particolare una. Cioè, poi ci sono quelle che fanno quella cosa che mettono la fanno i suoni con la lingua. Quella cosa così fa schifo. Non è rilassante quasi per niente e fa senso. Però ci sono quelle che invece riescono a fare veramente dei video. Dico quelle perché la maggior parte sono donne, ma ci sono anche gli uomini. Ci sono quelle che riescono a fare dei video realmente rilassanti. Molto spesso le cose più rilassanti è una persona che parla per 45 minuti con voce bassa. Quelle sono le cose più rilassanti per me. Video ASMR vecchio stile, perché all'inizio l'ASMR era più che altro così, cioè gente che parlava a voce bassa. Bish. Dio santo, questo pezzo qua è terribile. C'era una birra qui dietro, porca miseria, no. C'è di nuovo Fat Albert. Albertone. Ti prego, Albertone. No. Bene, wow. Proprio quello volevo fare, va. Basta. Morite tutti. Avete rotto io. Madonna, quanta gente. Sto pezzo qua è terribile perché arrivano un sacco di persone e non finiscono mai. E ti ci credo che a un certo punto ti ritrovi senza vita. Poi sta giocando la CPU. Forse con un'altra persona umana reale. Lo sapete cosa stavo leggendo di recente? La Fenice di Tezuka, ho ripreso finalmente a leggerla. Avevo comprato 3 volumi, sono arrivato al libro del cosmo dell'universo. Non mi ricordo se è del cosmo dell'universo adesso. Comunque praticamente il primo è il libro dell'alba, poi c'è il libro del futuro, poi il libro di Yamato e poi c'è questo qua. E continuerò a leggerlo dopo questo, perché comunque mi sta piacendo, è una cosa particolare. Lui continua a fare... Bene, bene, così, così, bad, così, mena, mena, sì, capocciata. E sta un po' attenti. Ecco, ecco, è un altro, è un altro, è un altro. Oh, finito? No, basta. Non t'azzardare a me i cazzotti, mi hai buttato giù la vita troppe volte, ma hai stufato. Te, insomma, te come tipo di individuo, questo tipo di tizio qua, il cristone che dà fastidio. Se ce ne sono tanti, questi diventano un problema. Ehi, tu l'altra volta hai reppato un pezzo sulla birra, potresti repparci in un altro? Volevi sentire un altro pezzo? Ti consiglio di levarti di mezzo, non farmi diventare pazzo, il mio carattere lottato. Ah, ok, va bene, basta così. Bene, un pochino di birra. Così si fa, bisogna stare un pochino attenti, madonna santa, no? Metto per terra. Oh! Oh! Testata, ottimo. Oh, questo non lo facevo da tanto, lo volevo fare. Boom! Madonna! Su, su, su! Bish, 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 bish. È terribilino, eh! È difficilino perché c'è troppa gente! Sì, 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 sì! Ah,
Lo prendo lo stesso il boccale, anche se vuoto. Cosa fai, Bud? Stai prendendo un boccale vuoto? Sei impazzito? Sì. Ho preso troppi cazzotti. Sai se c'è un film di Bud Spencer e Terence Hill dove si rincoglionisce Bud perché ha preso troppi cazzotti? Aiuto, Terence, non capisco più nulla. Inizia a menare così a bambino. Bud dentro un barile che fa uscire solo fuori le mani e le braccia perché ha bevuto troppo, tipo Bombur nello Hobbit. Voi ricordate quella scena dell'Hobbit dove c'è Bombur che entra dentro il barile, esce fuori, spacca i lati del barile, escono solo le braccia, no? I piedi, inizia a menare tutti. No. I cazzotti tu me li tiri. Invece li tira questo. E che è difficile anche pararsi da questi, mi sa. O sono io questo scemo? C'è di nuovo Fatalbertone. Per qualcuno Albertone, tra l'altro, è Alberto Sordi. Perché ho scritto Albertone perché mi serviva di cercare un'immagine su internet. Volevo vedere cosa usciva fuori. È uscito fuori un libro su Alberto Sordi. Albertone. Ecco, il lancio della frutta. Su. Lanciamo la frutta. Vaffanculo. Non rompete le palle. Ah, ve la schivo. Fruit Ninja. Se nella parte del supermercato il lancio della frutta lo effettuavate schivando tutta la frutta che veniva lanciata addosso a voi, poi prendevate un achievement che si chiamava Fruit Ninja. Io ancora non ce l'ho quell'achievement al momento della registrazione di questo video, ma prima o poi lo prenderò, così mi si alza la cosa. Guardate le isolette. Moving, cruising, la faccio io la musica. Moving, cruising. Moving, cruising. Yeah. Ma che ricompaiono pure indietro? Questa è una scherzata. Oh, è rotto le palle, eh? Meno male che quell'attacco là con i tizi di stazza normale li mette KO. Cosa fai tu? Ti agiti per nulla? Oh, no, non c'è il nuovo film di Bud Spencer e Terence Hill. Certo che non c'è, noi non ci siamo più. Oh. Comunque ho imparato un altro nome dei vari autori dei film di Bud Spencer e Terence Hill. Ho imparato il nome del regista di Altrimenti ci arrabbiamo, Marcello Fondato, perché io mi ricordavo Colizzi e Clutcher, cioè Barboni, e invece ora mi ricordo anche Fondato è cultura italiana. Ora ragazzi, uno potrebbe scherzare dicendo è cultura italiana, però sono dei film molto stupidi, ormai fanno parte della cultura italiana a tutti gli effetti. La Spencer e Terence Hill, sapete che in Ungheria c'è un posto dove hanno proprio eretto una statua Bud Spencer, cioè Bud Spencer tutto dorato con la giacca tipo sulle spalle. Se vi trovo la foto su internet me la metto. Talmente famosi sono anche in Ungheria che lì gli hanno fatto la statua. Non so se hanno fatto una statua anche qui in Italia, Bud Spencer e Terence Hill. Secondo me no. Vabbè, ma qui abbiamo le statue di Federico II e Giulio Cesare. Non abbiamo più lo spazio per statue di roba recente, ci abbiamo già tutto occupato dalle statue delle robe passate, storia. Federico II, Giulio Cesare, l'imperatore Augusto e poi Bud Spencer e Terence Hill. Però mi ricordo che qualcuno aveva fatto la la statua della cosa. Aspettate che mi ricordo come si chiama. Caricamento. Su, non mi viene quella formosa. Ci sono un po' di attrici mediterranee formose, su, come si chiama? Mannaggia, non mi viene in questo momento. Dai, su. Ho paura pure di morire. Ammetti che non mi ricordo sta cosa. Non mi viene, mannaggia. Ci devo pensare dopo. Ma qui rischio di morire un'altra volta. No, non mi dai cazzotti. No. Vai. Aiuto, chi c'è qui dietro? Denzel Washington un po' più muscoloso. E Arcicion, temeno, temeno pure a te.
po' di birra farebbe comodo. C'è qualcosa? Qualcosa? L'ha bevuta Terence. Ma forse aveva più bisogno lui. C'è un messaggio in bottiglia. Messaggio nella bottiglia. Pum 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 pum. Messaggio in a bottle. Oh, però c'era qui la birra, grazie mille. Ecco, vedete, quelli sono i pirati. I moderni pirati. Ah, pure le banane, giusto. Ragazzo, un casco di banane. Parapio, parapum, parapum, papim, papim. Vi faccio la musica. Parapim, papapam, purum, parapim, papapam. Parapio, parapum. Naranno, naranno, naranè. And the mason in my baby. And the sun to be the fish and the sh. And the everything. Ceffoni. Dumbaghi. Dottore scuola. Guarda questo, mamma mia, quei baffi. Aiuto. Banana. Mangio la banana e di meno. Vi mangio la banana e poi vi picchio a tutti. Mamma mia, questo quanto è brutto, il ciccione nero. Quei baffoni così. Boh, boh. Non so chi mi ricorda qualcuno, ma non so bene chi. Mi ricorda qualcosa. Non ho memoria di questo posto. Non ho memoria di questo tizio. Non ho memoria di questo pasto. Gandalf, cosa hai mangiato stamattina? Pranzo? Non ho memoria di questo pasto. Non mi ricordo cosa ho mangiato a pranzo. Mi dispiace, Gandalf. Forse inizi a soffrire di Alzheimer. Ma quello è un riferimento a Lost, ragazzi. Questo è un riferimento a Lost. No, sono quasi sicuro che questo sia un riferimento a Lost. Vedete quel simbolo là? Sembrano i vari simboli che ci sono nei bunker della Dharma. Sì, quella è la stazione del cigno, tipo, no? Infatti il primo bunker che loro trovano è sottoterra, così, no? E poi a un certo punto esplode tutto, perché in Lost a un certo punto fanno esplodere il bunker, quello là, appunto, dove c'era il tasto da premere ogni tot, se no gli dicevano che succedeva il finimondo. E poi diventa così quel bunker, cioè tutto un buco per terra così. Secondo me questo è un riferimento a Lost. Sì, sì, sono sicuro che è un riferimento a Lost. A meno che Lost non sia tutto un grosso riferimento a Bud Spencer e Terence Hill. Certo, ovvio. Evangeline Lilly è chiaramente un rifacimento a un'attrice famosa italiana che c'era in un film di Bud Spencer e Terence Hill. È un'attrice che si vede in Chi trova un'amica trova un tesoro. Ogni tanto si sentono i rumori, siccome adesso non c'è più la musica sotto. Le varie canzoncine alle grotte. Posso sentire meglio i versi che fanno quando li colpite, sti personaggi. Vi lancio la buccia di banana. Se ci passano sopra poi le persone scivolano, mi sembra. Mi sembra che era anche una famosa gag, dice Bud. Mi sembra che era una famosa... Sì, così parla. Mi sembra che era anche una famosa gag. Oh no! Oh no, c'è del razzismo qua! Ci sono persone nere vestite in modi tribali e africani. Posso parlare con voi? Posso chiederti una cosa? Vuoi un bocio? Tu hai appena trovato sfida grande cosa? Cosa? Che? Posso chiederti una cosa? Vuoi un bocio? No, cerchiamo una ragazza. Tu hai appena trovato sfida grande... Ma che devo fa? Che mi dicono questi? Lo senti questo rumore? Ah, mi sa che mi ricordo cosa succede adesso. Nascondiamoci qui. Sì, sì, sì. Ora entrano tutti. E gli dovevo menà. Eccoli. Madonna. E sti pirati hanno delle divise un po' ambigue. Ma questo è coso? Questo è Fornaciari. Sono il capitano Zoltan. Il vostro rumore adesso è mio. Sembra coso, sembra zucchero, ragazzi. Arr. Capitano, non stavamo cercando il tesoro. Zucchero il cantante, non il personaggio di Marilyn Monroe in A qualcuno piace caldo. Giusto, prendiamoci il tesoro! Arr! Noi no tesori qui, noi raccoglie banane. Oh mio Dio, ragazzi. Sì, capitano. Bendetto capitano. Capitano, mio capitano. Yar! Yar! Per mille fagioli, sarà una lunga giornata. Per mille fagioli! Ora sventrate questo villaggio e portatemi il tesoro, Irum. Vedete, c'è anche qualche riferimento a Pirati dei Caraibi. Ah,
No, ok, pensavo ci fosse il classico. Sì, 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 c'è. Ok. Aiuto! Madonna! Fatto. Venite qua, non rompete le scatole. Perché questi hanno le cuffie? Glum glum glum. Ho sentito anche il rumore di lui che beve. Glum glum glum. Glum glum glum. Mamma mia, sto ciccione pelato, bianco. C'ha la stessa faccia. Se è bianco e nero ha comunque la stessa faccia. Madonna, è proprio brutto, te. Aiutami a dire che sei brutto. Sono brutto, grazie, mi hai aiutato. Aiutati a dire che sei da aiutare. Passa con queste battute. Se le dice da solo. Sto facendo delle battute brutte. Mamma mia, ha fatto una piroetta per aria quello. Possiamo uscire dallo schermo? No, c'è ancora altra gente. Ma che fanno? Ah, scivolano sulle. Appunto, scivolano sulle bucce di banana, ragazzi. C'era la buccia di banana anche lì, si vede. Oh, almeno questo si è coperto un po' con una canottiera. Lo sapete che quello in inglese si chiama anche wife beater. Il picchiamoglie. Tu cerca ragazza? Esatto. Sconfiggi forti, guerriero. Invece. A ognuna lo dice in un modo diverso, non c'è niente da fare. Sì, sì, sì. Mo parlo con questi. Lontano da figlie di mammo. No, basta. Mannaggia, però. Devo aspettare tutta la volta. Non si capisce come si triggera questa scena. Oh, ecco. Dai, saltiamo la scena, su. Su. C'è zucchero qui che va a rompere scatole. Sì, dovete comprare tutti i miei CD, i miei dischi. Ah. Avete visto? Si era riempita tutta la barra verde, ma non mi faceva mica finire. Io vi meno tutti quanti, vi meno coi contanti, qui qua cantanti. Tatara tatira tatura taratero tatura tutatura papapiro papapum. E tani e tini e paritini tuni tatuni tani tani. Come faceva la canzone di Tiny Toons? Siamo gli Animaniacs. Siamo matti dalle gare. Noi Bud Spencer e Terence Hill non li abbiamo conosciuti, ma abbiamo fatto la parodia di Bill Clinton. Bene. E butta giù, su, su. Questo sembrava Berlusconi obeso. Tutti sembrano tutto. Ecco, è arrivato quello qua, canottiera, ecco qua. Ma questo salta. Oddio, questo salta, ragazzi. Ma è una cosa terribile.